SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Sono in vigore le nuove regole che impongono il Green Pass anche per andare dal parrucchiere o dall'estetista. È il primo step di altre norme al via dal 1° di febbraio, quando le nostre telecamere abbiamo sondato gli umori della gente. Intanto, nell'ultimo bollettino, 20.000 nuovi contagi in regione, 33 i decessi e ricoverati in aumento. Nell'ultima udienza del processo che vuole far luce sulla morte di Ilenia Fabbri a Faenza, il killer Pierluigi Barbieri è stato un fiume in piena. Nella sua lunga deposizione ha descritto passo passo tutti i fatti che hanno portato all'omicidio della donna. Deve uscire di casa morta, ha riferito l'uomo, riportando le presunte parole dell'ex marito Claudio Nanni, ritenuto il mandante. I sindaci dei comuni montani che ricadono sull'E45 hanno scritto una lunga lettera al governo allo scopo di chiedere fondi e attenzione al futuro della zona. In particolare hanno chiesto di ripristinare la viabilità alternativa alla martoriata arteria. Lo scopo è scongiurare lo stop ai collegamenti. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, varca la soglia dei primi 100 giorni di governo. Importante fare il quadro delle infrastrutture, dice ai nostri microfoni, con particolare riferimento anche al passante autostradale. Nel suo bilancio spazio inoltre a welfare, sanità e trasporti. Sono una sessantina gli hotel di Rimini che hanno iniziato in queste settimane importanti lavori di ristrutturazione. È il segnale di ottimismo degli operatori che attendono la Pasqua come banco di prova della stagione estiva dopo questa quarta ondata di Covid. A creare preoccupazione però c'è il caro vita. E fine lo sport, il calcio, il Rimini si arrende al fanalino di coda a Giviborgo nel recupero del campionato di Serie D. I toscani firmano l'impresa in pieno recupero e mettono così a repentaglio la vetta del torneo in vista del big match col Lentigione. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. A tutti voi ancora una volta buonasera dalla nostra redazione. Sono dunque entrate in vigore le nuove regole per contenere il contagio da Covid, in particolare il Green Pass che da oggi è necessario anche per fare diverse attività. Ripercorriamo tutto nel nostro primo servizio. Con l'arrivo del 20 gennaio è scattato un nuovo gradino della scala delle restrizioni per il contenimento dei contagi. Da questa data il Green Pass a base, ossia la certificazione verde rilasciata per vaccinazione, guarigione, test antigenico negativo, fatto nelle 72 ore precedenti in caso di molecolare o nelle 48 ore precedenti per l'antigenico, diventa obbligatoria per accedere da barbieri, parrucchieri ed estetisti. Ma non solo, il Green Pass a base servirà per attività di servizi alla persona, ma anche per far visita ai detenuti negli istituti penitenziari. Ma le restrizioni anti-Covid non finiscono qui. Dal 1 febbraio il Green Pass da guarigione o da vaccino durerà 6 mesi con effetto retroattivo. Poi scatterà la sanzione di 100 euro per gli over 50 che non hanno ancora ricevuto la prima dose. La certificazione sarà necessaria anche per entrare negli uffici pubblici, per andare in banca o alle poste e per accedere ai negozi e ai centri commerciali. In questa data scatta anche l'obbligo vaccinale per il personale universitario.
Dal 15 febbraio invece i lavoratori over 50 senza Green Pass rafforzato non potranno più accedere nemmeno al posto di lavoro. Il lavoratore che si presenterà sul posto senza certificazione verde per più di 5 giorni sarà sospeso per 10 giorni senza poter ricevere lo stipendio. Per il datore di lavoro invece previste multe dai 600 ai 1500 euro per il mancato controllo del Green Pass rafforzato in sede di lavoro. Nulla cambia per chi invece è già in possesso di un Green Pass rafforzato, che potrà accedere e muoversi senza restrizione a patto che la sua certificazione non abbia superato i 6 mesi di validità. E allora per questa prima giornata abbiamo sentito un po' gli umori delle persone, vediamo. La locandina fissa nella vetrata d'ingresso è tassativa. Da giovedì 20 gennaio accesso consentito solo con il Green Pass. Grazie per la collaborazione. Sì, perché d'ora in poi, per chi vuole farsi il colore, un taglio di capelli o la piega o semplicemente un massaggio in un centro estetico, deve esibire il documento verde, quello base. In caso contrario, si resta fuori. È stata presa abbastanza bene perché clienti, a dire il vero, anche non vedevano l'ora, alcune. Quindi per noi va bene così, siamo pronte e basta. Solo io così solo visto già. Ha visto il Green Pass? Sì, sì, ho visto già fuori, tutto già visto fuori. Oggi sono cominciato a chiedere il Green Pass ai clienti e loro sono disponibili a dare e andiamo avanti così, per il bene per tutti quanti. Ha avuto problemi a mostrare il Green Pass? È stato d'accordo? No, anche perché comunque alla fine, insomma, tra varie attività ormai è richiesto praticamente per tutto, quindi insomma... Avendolo sono stato d'accordo, come devo fare per molte altre cose, andare in università, in altri posti, quindi... Signora, lei cosa ne pensa del fatto che adesso i parrucchieri devono, i centri estetici devono presentare il Green Pass per entrare? Mi sembra una cosa giusta, è giusta dappertutto, è giusto anche lì. La normativa già annunciata è stata recepita dai titolari delle attività commerciali e non tutti, pur adeguandosi, l'hanno accolta positivamente, anche perché nelle settimane precedenti hanno avuto tante disdette. Non molto bene, anzi proprio una questione negativa. Noi cerchiamo di essere positivi, ma non la prevedo molto bene, perché già le persone, già da prima, ti dicono che non verranno. Per cui anche noi cosa possiamo fare? Se non ti arriva poi del lavoro diventa un po' crisi. In questi 2 giorni qua, diciamo negli ultimi giorni, proprio hanno detto vengo oggi, poi non si sa se tornerò fra 6 mesi. Non è positiva, spero che non ce ne siano tante che ragionano così. L'obbligo resterà in vigore fino al 31 marzo, fine dello stato di emergenza, e le multe per i trasgressori vanno dai 400 ai 1000 euro. Vediamo subito i dati Covid. Nell'ultimo bollettino 20.140 nuovi positivi, 33 decessi, ricoveri in lieve aumento, 3 in più nelle terapie intensive, mentre negli altri reparti 53 nuovi degenti. Questi quindi i dati, ma vediamo anche l'andamento su base settimanale. Sono questi 2 grafici che testimoniano la fase di stabilizzazione della quarta ondata di coronavirus in Romagna. Il primo riguarda i contagi. Seppur abbiano raggiunto anche nell'ultima settimana una quota elevatissima, le nuove infezioni sono state 2.000 in meno della settimana precedente. La crescita delle ultime 4 settimane si è dunque per il momento arrestata. Il secondo grafico è quello dei ricoveri. Anche qui si nota la stabilizzazione del dato rispetto alla settimana precedente dopo più di 10 settimane di risalita. Un buon segnale, commenta i dati l'ASL, ma a fronte di un numero così alto di positività la situazione rimane ancora complessa, in particolare per i servizi di tracciamento e testing che rimangono sotto pressione. In Emilia-Romagna è partito mercoledì il servizio di autotesting che consente ai vaccinati con 3 dosi di fare cominciare e finire la quarantena in caso di positività attraverso il fascicolo sanitario elettronico. Sono state 1.200 le persone che l'hanno utilizzato nel primo giorno di funzione, 850 delle quali sono risultate positive al virus. Il fronte più caldo resta quello delle scuole. In tutta la Romagna sono 483 le classi in quarantena e tra il personale docente le assenze restano attorno al 20%. Impresa titanica per i presidi trovare chi li sostituisce.
E torniamo ora sull'omicidio di Ilenia Fabbri, il processo che sta andando avanti a Ravenna nelle scorse ore, una deposizione fiume del killer, reo confesso. Cosa cambia su questo che il suo cliente mi ha detto di ammazzare la sua ex moglie? È un fiume in piena per Luigi Barbieri, l'assassino, reo confesso, di Ilenia Fabbri, che mercoledì in aula ha ripercorso tutta la vicenda che ha portato all'omicidio della 46enne di Faenza, sgozzata nella sua abitazione la mattina del 6 febbraio scorso. L'ex marito Claudio Nanni, anche lui alla sbarra, è accusato di essere il mandante. Tesi sostenuta da Barbieri, che ai giudici ha raccontato di come i due si siano conosciuti e del motivo per cui Nanni avrebbe chiesto di uccidere la Fabbri. Perché era andata a toccare oltre la casa, oltre la macchina, oltre il mantenimento, non gli bastava più e gli aveva fatto causa e doveva sborsare 500.000 euro. La prima proposta che mi fece è un tentato suicidio, praticamente gli farò trovare impiccata. Ipotesi però rifiutata da Barbieri. A quel punto allora Nanni gli propone di colpirla con una spranga di ferro e di far poi sparire il cadavere. Gli ho detto: tu ti rendi conto di che spettacolo troverà tua figlia? Non me ne frego un cazzo. A me l'importante è che non esce di casa, deve uscire morta. Da lì poi il racconto dettagliato di come si sono svolti i fatti. Barbieri che entra in casa e aggredisce Ilenia Fabbri sul letto, la vittima che oppone resistenza fino al tragico epilogo. Ha trovato un coltello perché c'avevo sempre questa vocina qua che mi diceva le cose. Mi raccomando, deve uscire morta, mi raccomando, ti prego, sto sul lastrico, mi raccomando, non deve più respirare. Questa è la versione dell'assassino, che però viene rifiutata da Nanni, che continua a sostenere di aver ingaggiato Barbieri solo per spaventare l'ex moglie. Un racconto lacunoso, il suo, fatto di molti silenzi. Esemplare in questo senso la risposta data alla domanda fatta dal pubblico ministero. Come fa sua moglie a collegare Barbieri, e quindi lo spavento che le fa Barbieri, a lei Nanni? E dirsi: ah, però qua meglio che io lascio perdere la causa del lavoro. Allora, non lo so. La Corte d'Assise di Ferrara ha condannato a 16 anni Pierpaolo Alessio, che il 24 novembre del 2019 provocò la morte della nonna Maria Luisa Silvestri, 71 anni, colpendola a pugni e calci. I giudici hanno riconosciuto il reato di omicidio preterintenzionale, mentre il PM Barbara Cavallo, che aveva chiesto la stessa pena con la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, aveva sostenuto però l'omicidio volontario con il dolo eventuale. E cambiamo argomento. Dopo la manifestazione che si è tenuta sabato, i sindaci della Romagna assieme a quelli della Toscana tornano a chiedere al governo di prendere provvedimenti circa la viabilità alternativa all'E45. Nuova richiesta di intervento al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini da parte dei sindaci dei comuni dell'Unione Valle Savio. Dopo l'incontro di sabato scorso presso l'ormai famigerato Ponte Puleto, i sindaci di Bagno di Romagna, Cesena, Verghereto, Sarsina, Montiano e Mercato Saraceno hanno inviato una lettera al ministro per chiedere il finanziamento delle opere di riqualificazione di quel tratto di strada alternativa all'E45 interdetto al traffico da oltre 20 anni, la ex Tiberina Bis. In vista della prossima approvazione dei decreti Omnibus e Mille Proroghe, fa sapere il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, abbiamo chiesto a Giovannini di impegnarsi ad inserire lo stanziamento delle risorse necessarie alla riqualificazione della strada, dando seguito coerentemente agli impegni istituzionali assunti nei confronti della Regione. Ci risulta infatti, continua Baccini, che con due emendamenti all'ultima legge finanziaria di recente approvazione era stato previsto un finanziamento complessivo di 42 milioni di euro per il ripristino definitivo di quell'arteria, che tuttavia non è mai stato recepito in sede finale. È stato invece accolto un ordine del giorno che impegna il governo nel reperire i fondi necessari per il ripristino della ex Tiberina. È un impegno prettamente politico e più debole di quello di un emendamento, ma che mette il governo di fronte alla responsabilità di dover dar seguito ai propri impegni. Per dare maggior forza alla richiesta, la lettera è stata inviata anche a tutti i parlamentari della circoscrizione della Romagna e dai consiglieri regionali, con la richiesta di sostenere fattivamente questa iniziativa. A Bologna ora il sindaco della città, Matteo Lepore, stila un bilancio dei suoi primi 100 giorni. Tra poco presenteremo il programma di mandato, ma in questi 100 giorni abbiamo lavorato sodo. Sono state presentate oggi 30 iniziative che abbiamo già realizzato.
da grandi decisioni come il passante di nuova generazione, che è un investimento da oltre 2 miliardi per riqualificare una parte importante della città, gli interventi delle piazze pedonali di fronte alle scuole, gli investimenti sulla casa. Stiamo in questo momento mettendo in campo oltre 120 milioni di euro sulla casa per dare una risposta alle persone che sono in difficoltà. Sulla sanità, sia le campagne per la vaccinazione dei più piccoli, ma anche i piani per portare i servizi per la salute dei cittadini nei quartieri. 30 iniziative già realizzate per una giunta che ha voluto subito lavorare per non lasciare indietro nessuno, quindi una Bologna solidale che vuole essere grande senza lasciare indietro nessuno. Per noi era importante nei primi 100 giorni fare il quadro sulle infrastrutture, dal tram ottenendo le risorse per fare le due linee fondamentali, quella rossa e quella verde, che collegano Borgo Panigale a San Donato e il centro storico a Castelmaggiore, il passante con tutte le opere complementari che aiuteranno a decongestionare tutta la pianura e i comuni attorno, con 130 ettari di fascia boscata e parchi. Le risorse che servono per la riqualificazione dei luoghi della cultura, dal teatro comunale al parcheggio Giuriolo, nuova sede della Cineteca. Sono tante le iniziative che abbiamo finanziato già in questi primi 100 giorni. L'obiettivo era farlo in questi 100 giorni per realizzare nel mandato, perché in questo mandato dobbiamo assolutamente correre. Restiamo a Bologna perché dall'alba di questa mattina i lavoratori del parcheggio Tanari sono in presidio permanente. Lunedì scorso si erano dati appuntamento sotto Palazzo D'Accursio, ora invece i lavoratori del parcheggio Tanari sono in presidio permanente davanti all'entrata del parcheggio stesso, in attesa di una risposta dal comune, proprietario della struttura, e dal nuovo gestore Bomob sul futuro di chi è stato lasciato a casa lo scorso 31 dicembre. 31-12 è scaduto l'appalto che era concesso alle cooperative che occupavano i lavoratori, abbiamo sollevato il problema con USB da più di un mese sia al comune che all'azienda Bomob, che è l'azienda che subentra a Tiper nella gestione di tutto il piano sosta dei parcheggi. Nessuna udienza è stata concessa a questi lavoratori, ad oggi sono 4 padri di famiglia lasciati a casa. Crediamo che il tema sia importante, sia necessario dare una risposta a questi lavoratori, sia necessario discutere del modello che il Comune di Bologna vuole intendere per le società partecipate quando parliamo di appalti e subappalti, come in questo caso lasciati andare a scadenza senza che si potesse ragionare di una soluzione di stabilizzazione occupazionale per i lavoratori impiegati. Commentando i primi 100 giorni di governo cittadino, ricorda USB, il sindaco Lepore ha dichiarato che a Bologna nessuno è solo e nessuno resta indietro. Ricordiamo alla giunta che è da un mese che questi lavoratori chiedono soluzioni. Saremo qui fino a quando non sarà individuata una soluzione che restituisca un futuro occupazionale a questi lavoratori dei parcheggi. La Pasqua sarà il banco di prova della ripresa del turismo dopo la quarta ondata, è quanto afferma il sindaco di Rimini, Jamil Sadeh Golvad, che guarda con favore alle decine di hotel in fase di ristrutturazione. La Rimini del 2022 offrirà una nuova cartolina ai turisti, dato che nella zona mare sono 59 cantieri avviati per la ristrutturazione di hotel e sarebbero oltre 200 quelli in coda. Tra super bonus e credito d'imposta, molti imprenditori hanno deciso di investire sul futuro del turismo balneare. Un segnale salutato con favore dal sindaco Jamil Sadeh Golvad, per il quale la Pasqua sarà il banco di prova. Omicron ha messo i bastoni tra le ruote al comparto ricettivo locale, che sperava di recuperare un po' di perdite tra Natale e Capodanno. E la manifestazione feristica SIGEP, che riempiva le stanze a gennaio, è stata traslata a marzo. Il caro bollette poi è la mazzata sulla mazzata. Ma il tessuto imprenditoriale resiste e investe, complici le diverse tipologie di finanziamenti disponibili. Le decine di pratiche edilizie presentate l'anno scorso dagli albergatori per gli interventi di ristrutturazione o manutenzione sono un segnale di fiducia, la testimonianza diffusa di una voglia di ripartire, ha commentato il primo cittadino. Dal PNRR alla rigenerazione urbana del centro storico e del lungomare sarà il periodo pasquale per il sindaco l'appuntamento a cui arrivare pronti per dimostrare di avere cambiato pelle rimanendo sempre se stessi.
Rimangono ancora ostacoli sulla strada, come l'inflazione e il caro vita, che potrebbero smorzare in molti la voglia di vacanza. E per contrastare il caro energia, ERA, in accordo con i comuni, promuove la rateizzazione delle bollette. Il caro bolletta colpisce cittadini e imprese, finanche le multiutility che acquistano il gas sul mercato, principalmente estero, per poi distribuirlo nella rete del territorio. A sostegno dei più bisognosi, ERA ha stretto diversi accordi con i comuni per consentire innanzitutto la rateizzazione delle bollette. Noi nel 2021 abbiamo concesso rateizzazioni a circa 200.000 clienti, le rendiamo disponibili e potenziate per il 2022 con un sistema di tutele crescenti, quindi in funzione della maggiore difficoltà dei clienti, una maggiore disponibilità di rateizzazioni. Uno degli esempi che posso fare rispetto a questo è sicuramente quello legato agli accordi che abbiamo fatto, i protocolli che abbiamo fatto con un centinaio di comuni del nostro territorio che hanno deciso di aderire a questa iniziativa per la tutela particolare di quei clienti che sono seguiti dai servizi sociali del territorio e quindi sicuramente più fragili. Per contenere il caro bolletta è intervenuto e sta ancora intervenendo anche il governo. È un altro elemento che noi abbiamo recepito fin da subito e quindi già tutte le bollette che escono tengono conto di questi effetti calmieranti il prezzo sia per l'ultimo trimestre del 2021 ma anche già per quello previsto per il 2022. Tra i consigli per risparmiare, ERA ricorda che abbassare di un grado la temperatura in casa consente di ridurre la bolletta del 7%, mentre un'altra offerta interessante riguarda il prezzo fisso. Circa un 25-30% dei nostri clienti hanno aderito alle nostre offerte a prezzo fisso, per cui hanno fissato il prezzo per 30 mesi dal momento della sottoscrizione. Quindi si trovano in questo momento ad avere bollette in linea con quelle degli anni passati e quindi non avendo impatti da questa crescita dei prezzi, per cui questi clienti sono al riparo da questa tempesta molto importante che sta portando maggiori costi alle nostre famiglie e alle nostre aziende. La linea passa ora alla nostra redazione sportiva. Bentrovati su TR24 Sport. Testa coda fatale per i Rimini nel match che si è disputato sul campo del Givi Borgo. I toscani abbandonano l'ultima posizione in classifica grazie al successo arrivato in pieno recupero. Sentiamo. Gara delicatissima allo stadio delle Terme di Bagni di Lucca. Il Givi Borgo cerca punti pesanti in chiave salvezza. Il Rimini, capoclassifica, prova ad allontanare la minaccia delle inseguitrici. È il classico testa coda. Parte meglio Rimini, che assume l'iniziativa, al settimo assist di pari per Germinale, la cui conclusione non passa distante dall'incrocio dei pali. Gli ospiti dominano la scena e vanno vicini al vantaggio, combinazione Germinale Greselin-Gabbianelli, col tiro del 10 biancorosso Mannucci si supera. Poco dopo la mezz'ora finalmente anche Givi Borgo, Isufai scatta in contropiede, ma la conclusione dell'attaccante non c'entra la porta di Marietta. Insiste Rimini che quasi allo scadere trova ancora un grande Nucci a negargli la rete del vantaggio. Ma il calcio è bello perché strano e imprevedibile, così proprio allo scadere, tipica transizione del Givi Borgo che permette a Buongiorni di mettere il pallone in rete per il vantaggio dei padroni di casa. La ripresa inizia con il Rimini che schiuma subito in avanti, il primo spunto arriva però solo al 19 con Piscitella anticipato dall'ottimo Nucci in uscita. Subito dopo dall'altra parte la conclusione di Belluomini viene deviata in calcio d'angolo. Al 21esimo il Rimini rimane in 10 per espulsione di Loduca. Brivido lungo la schiena dei tifosi locali al 38 per un colpo di testa di Tomassini col cuoio che va a sfiorare l'incrocio dei pali e stavolta Nucci avrebbe potuto ben poco. Due minuti più tardi si ristabilisce la parità numerica, Isufai ingenuo protesta in modo troppo vibrante e l'arbitro lo caccia. E proprio al 90esimo è Pietrangeli in mischia a trovare il punto del pareggio. Davvero un peccato per il Givi che assaporava il gusto della clamorosa vittoria, che però è nel destino di questa gara pazza. Al 93esimo, in pieno recupero, Bachini riporta in vantaggio il Givi Borgo, approfittando di un'incertezza difensiva del Rimini. Il diagonale del numero 13 è chirurgico. Marietta non ha scampo. Stavolta il Rimini non ha il tempo per recuperare. Vince il Givi Borgo che fa l'impresa e conquista tre punti pesantissimi. Un recupero appassionante e il cui risultato riapre i giochi sia in testa che in coda. In una Vuelta Altacira molto sfortunata per la drone hopper Androni Giocattoli, i motivi per sorridere arrivano da Didier Merchant. Il giovane colombiano al debutto tra i professionisti ha chiuso al terzo posto della la quarta frazione, la Lagunillas Merida, e ora occupa il nono posto in classifica generale, dove guida sempre il venezuelano Espinel.
E poi il basket, parliamo in questo caso di una prova del tutto negativa, quella dell'Andrea Costa, che ha permesso ad Ancona di dominare il recupero di campionato. Sentiamo. I postumi del Covid continuano a dare il tormento a Imola, che ad Ancona incassa un'altra sconfitta, la più pesante delle ultime quattro consecutive in termini di punteggio e di prestazione offerta. I biancorossi sono privi di due pedine fondamentali per il loro gioco, come Trapani e Carnovali, e sostanzialmente non entrano mai in partita contro una Luciana Mosconi affamata di punti. Sono proprio i padroni di casa a imprimere il loro marchio sulla partita sin dai primissimi minuti. Cent'anni inizia subito a scaldare i motori di una prestazione pressoché senza macchia dalla linea dei tre punti. Alla fine sarà 6 su 7 per lui e 24 i punti messi a referto. I possessi offensivi dell'Andrea Costa sono invece sconclusionati. Il meno 11 maturato al termine del primo quarto è solo un antipasto di quello che accadrà anche nel secondo, con gli ospiti che affondano sul meno 26 quando la sirena dell'intervallo sostanzialmente decreta una fine anticipata delle ostilità. Gli ultimi 20 minuti di gara si giocano per onor di firma, anche se Ancona non dà l'impressione di accontentarsi mai e infierisce fino al 93-54 definitivo. Ora il campionato della squadra di coach Grandi proseguirà col derby di Cesena contro i Tigers, match in cui i biancorossi saranno chiamati al riscatto per cambiare l'inerzia di una fase davvero negativa della propria stagione. È tutto allora per questa edizione, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Arrivederci. Grazie al nostro Andrea Zanzi, ora le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di venerdì 21 gennaio vedrà un inizio con addensamenti su Emilia Orientale e la Romagna. Infatti un impulso freddo raggiungerà la nostra regione e determinerà un veloce aumento della nuvolosità che porterà precipitazioni a ridosso dell'Appennino, soprattutto in Romagna, ma qualche precipitazione potrebbe riguardare a risveglio della giornata di venerdì anche l'Appennino modenese bolognese. L'impulso sarà particolarmente freddo, tant'è che la quota neve scenderà rapidamente e potrebbero cadere fiocchi di neve anche al di sotto i 300-400 metri di quota, addirittura tratti anche intorno ai 200 metri di quota, ma saranno precipitazioni molto veloci che riguarderanno solamente l'Appennino e le aree collinari. Infatti nel pomeriggio tornerà il sole su quasi tutta la nostra regione. Qualche banco di nebbia interesserà la pianura del Piacentino e Parmense. Ventilazione da nord-est in rinforzo, mare che risulterà mosso. Temperature minime che oscilleranno tra meno 1 e più 4 gradi, valori massimi in calo tra 5 e più 8 gradi. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. È tutto, non ho ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo questa sera in prima serata, se vorrete, una nuova puntata di Talk 24, ospite in studio in una prima parte dedicata al presidente di Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni, presidente quindi della Fiera di Rimini e di Vicenza. Con lui parleremo di molte questioni inerenti al settore fieristico e non solo, e poi un ampio dibattito politico in vista dell'elezione del nuovo capo dello Stato con tanti ospiti in studio. Vi aspetto quindi alle 21 su Teleromagna per le news per il nostro telegiornale. Invece ci vediamo domani sera. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina.
Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.